Alessandro Sansoni, relatore, anche moderatore di questo importante seminario, parlavi della differenza del fundraising anche all'interno di strutture organizzate politico come i partiti politici. Oggi è diventato evidentemente una necessità, perché con il taglio del finanziamento pubblico ai partiti dobbiamo capire questi strumenti, che sono strumenti fondamentali nella vita democratica di un paese, come devono andarsi ad alimentare e andarsi a finanziare. È troppo facile la retorica dell'antipolitica che dice che i partiti, come dire, e gli uomini politici fanno spreco di risorse. La democrazia per funzionare ha bisogno evidentemente di soldi, e questa, come dire, assenza oggi, in virtù della nuova legislazione vigente di finanziamento pubblico ai partiti, diventa anche un qualche cosa che rende complicato garantire a chi non proviene da famiglie già agiate un percorso di politica attiva in ambito elettorale, in ambito istituzionale. Con i nostri giovani ma preparatissimi colleghi stiamo vedendo, insomma, quali sono le nuove frontiere, evidentemente, attraverso i quali i partiti, queste infrastrutture sociali, possono andare a colmare le lacune di risorse che la nuova legislazione evidentemente ha determinato. Siamo in compagnia del direttore Marco De Marco. Direttore, oggi pomeriggio qui all'Istituto di Studi Filosofici si parla di fundraising, un seminario di straordinaria importanza, e finalmente anche i giornalisti cominciano a masticare questa materia, a noi nuova. Sì, è nuova perché finora la materia è stata, come dire, coperta da una patina di pregiudizio da parte di tutti. In realtà più se ne capisce di questa materia, cioè di come i partiti, la politica raccoglie fondi per la sua stessa sopravvivenza, meglio è per tutti, perché questo è un dato di trasparenza. Più pulito è questo approcciamento, come dire, questo dotarsi di risorse, più trasparente l'intera attività politica. Naturalmente per noi giornalisti è importante sapere questi meccanismi, in modo da non leggere sempre tutto in negativo, ma anzi distinguere ciò che è opaco da ciò che è trasparente, valorizzare il primo e viceversa essere molto critici nei confronti diciamo, di un'attività oscura e piena di ombre. Fundraising per la politica, un volume importantissimo, un ottimo strumento di lavoro, ce lo presenta l'autore, uno degli autori. Sì, insieme a Marina Ripoli. Questo è il secondo volume che abbiamo scritto insieme a Marina. Il primo è stato pubblicato nel 2014, da allora sono passati 4 anni, non è cambiato tantissimo nel nostro paese, nel senso che il fundraising per la politica può rappresentare un aiuto validissimo per riportare il cittadino, per riavvicinarlo soprattutto alla politica, quello che dovrebbe fare il cittadino ma anche le aziende è finanziare la politica, visto che nel nostro paese dal 2017 lo Stato non finanzia più i partiti politici, quindi c'è un grosso problema di democrazia. Si è visto anche ultimamente, anzi di qualche giorno fa, il problema francese dell'ex presidente della Repubblica francese, che è stato accusato, sì, di aver ricevuto fondi illeciti dalla Libia. Questo è un problema grosso, le campagne elettorali costano, e se non c'è qualcuno che interviene, lo fa in maniera trasparente a sostegno delle campagne elettorali, probabilmente potrebbe capitare che qualche politico accetti delle donazioni che non siano proprio donazioni trasparenti. Questo è un grosso problema che il nostro paese va risolto, visto che è presente, c'è tuttora. Elena Salzano, fra i relatori di questo importante simposio. Elena, si parla di fundraising, una materia nuova per noi giornalisti. Certo, una materia e anche una professione, probabilmente tra le nuove frontiere di quelli che sono i ruoli un po' del comunicatore e dei giornalisti che dovranno assumere in qualche modo per il fabbisogno che ci sarà del mercato. È un interessantissimo seminario che in qualche modo prefigura che bisogna cambiare approccio, bisogna cambiare orizzonte, e quello, il nuovo, è fatto di programmazione. La programmazione implica professionalità, e la professionalità non è improvvisazione, quindi cambia tutto.